Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte, bentornati e bentornate su questo canale. Allora, oggi andiamo a analizzare, ma anche a leggere in gran parte, stesso discorso del capitolo scorso, il capitolo quinto, che è un capitolo particolarmente importante, su cui infatti avevo già fatto diversi cenni in altri video, anzi, forse ci avevo anche proprio già fatto un video che apriva il ciclo filosofare, quindi 2 o 3 anni fa. Già dal titolo capiamo l'importanza del capitolo, perché il titolo è Conosci te stesso, quindi proprio il cuore della filosofia. Perlomeno per me, nel senso che quando io anche spiego filosofia a scuola, riconduco davvero l'importanza della filosofia a tantissimi elementi, ma principalmente alla conoscenza di sé, alla cura di sé. Tant'è che i miei alunni sanno, ma anche voi se mi avete seguito nelle parti di educazione civica, il mio impegno in educazione civica è sempre quello di lavorare sul concetto della sostenibilità, ma partendo proprio dalla conoscenza e dalla cura di sé. Più noi conosciamo e ci prendiamo cura di noi stessi, più abbiamo un buon prerequisito, ecco, per prenderci cura anche degli altri e del mondo attorno a noi, perché la conoscenza di sé è poi proprio la connessione, è l'essere consapevoli che siamo tutti connessi. Comunque, nonostante per la filosofia perenne, per molti filosofi e anche per me, la conoscenza di sé sia proprio il cuore della filosofia, in realtà gran parte della filosofia occidentale nel corso della sua storia si è un po' allontanata da questa concezione, cioè dal concepire la filosofia come un percorso di autoconoscenza. E tant'è che poi quello è diventato l'argomento della psicologia, no? L'autoconoscenza, la conoscenza di sé. Se domandassimo alla filosofia speculativa che cosa la distingue dalle altre discipline, probabilmente risponderebbe che mentre le altre discipline si occupano degli aspetti particolari della realtà, quindi appunto la psicologia dell'io, dei comportamenti, della coscienza e dell'inconscio, la biologia della vita, ai vari tipi di livelli di organico, inorganico, eccetera, la matematica di altre cose, la politica di altre ancora, ecco, la filosofia si occupa un po' di tutto. La filosofia si occupa di tutta la realtà, si occupa dell'essere in generale, si occupa appunto di, non si occupa di nessun aspetto concreto o particolare, ma si occupa dell'universale, quindi naturalmente non si deve occupare dell'io. Ebbene, probabilmente la saggezza, la filosofia perenne direbbe la stessa cosa, cioè direbbe che la filosofia si occupa dell'universale, ma l'universale verrebbe fatto coincidere anche con l'io, con l'individuo, con la persona, con l'anima. Perché? Perché questa persona, quest'anima, questo io è comunque il riflesso, è comunque la manifestazione di quell'essere, di quel logos, di quella totalità che noi appunto abbiamo chiamato Tao. Quindi possiamo dire che quando il filosofo speculativo, utilizzo queste categorie, e il saggio parlano di io, probabilmente non stanno parlando della stessa cosa. Quando parlano di se stesso non stanno parlando della stessa cosa, e forse anche quando parlano di universale non stanno parlando della stessa cosa. Le tradizioni di saggezza, tutte le tradizioni di saggezza sostengono, l'abbiamo visto, che esista un principio unico che intrama tutta la realtà, che abbiamo chiamato anche vita in un modo più semplice, e l'individuo, abbiamo detto, è proprio il luogo dove questa vita si realizza e prende coscienza coscienza di sé. Quindi ci chiediamo meglio che cos'è l'io, e Monica Caballé in un modo molto preciso distingue, attingendo anche dalle filosofie orientali, dalla saggezza orientale, distingue 3 tipi di io: l'io universale, l'io particolare o se stesso individuale, e l'io superficiale. L'io universale è appunto identico all'essere, al Tao, alla vita che si esprime attraverso di noi, all'essenza delle cose, all'universale, all'uno, al principio, al logos, possiamo chiamarlo in tantissimi modi, a quello che la saggezza indiana chiama Atman. Invece il secondo livello di io è l'io particolare, ovvero appunto il sé stesso individuale, ovvero quell'energia, quell'essenza che va a manifestarsi nella realtà in un corpo specifico, in una mente specifica, quindi è l'io riferito a noi stessi, è l'io riferito alla nostra individualità psicofisica, a questo organismo concreto, a questa particolare persona.
La filosofia sapienziale sa che l'io particolare non è diverso dall'io universale, ma l'abbiamo già detto, è una sua manifestazione, allo stesso modo per cui un'onda non è diversa dall'oceano, ma è una sua manifestazione. Quindi appunto noi non siamo qualcosa di diverso dal Tao, non siamo qualcosa di diverso dalla vita, ma siamo la manifestazione, l'espressione, il volto di questa vita, l'apparenza in qualche modo. E poi abbiamo l'io superficiale, che è quello che viene chiamato anche ego. L'io superficiale è invece quello che deriva dalla nostra identificazione con il nostro corpo, con la nostra mente, con determinate parole, con una determinata storia, con un determinato lavoro, con un determinato carattere. La parola che meglio definisce l'io superficiale è proprio la parola identificazione, l'ego. L'io superficiale si identifica con certi oggetti, tratti, attributi e crede di essere io in virtù di queste identificazioni. Si confonde con la sua vita psichica e fisica. Si assimila e si immedesima anche con quelle cose, persone, situazioni e circostanze che sente essere un prolungamento della sua vita fisica e psichica. L'identificazione dell'io superficiale con tutti questi attributi particolari è un'identificazione mentale. L'io superficiale è l'atto di identificazione in virtù del quale pensiamo io sono questo, io sono quello. L'enfasi non è riferita all'essere io sono, ma è riferita al questo o quello. L'io superficiale è praticamente l'autoimmagine che l'io si forgia di se stesso, è l'immagine nel quale il nostro io si afferma, è quell'immagine che a volte viene screditata dal mondo e noi ci arrabbiamo, ci difendiamo. È quell'immagine che a volte invece viene sostenuta e noi siamo contenti, ci sentiamo appunto orgogliosi. Cabaye sintetizza perfettamente in questo modo: l'io universale è quello che noi siamo in essenza. L'io superficiale, l'io particolare è quello che noi siamo nel mondo. L'io universale è quello che noi siamo in essenza, l'io superficiale non è né quello che siamo nel mondo in apparenza, né quello che siamo in essenza, ma è quello che crediamo di essere. L'io superficiale è quello che crediamo di essere, l'io superficiale a volte è quello che noi crediamo di dover essere, l'io superficiale a volte è quello che noi vogliamo essere, l'immagine che ci costruiamo. Quindi l'io particolare è in connessione con il logos, è in connessione con il Tao, è in connessione con la vita, mentre l'io particolare ha reciso il legame con la vita, ha reciso il legame con l'essere, ha reciso il legame con l'energia, con l'amore, con il Tao e quindi si crede un io staccato, ma in realtà è un io fantoccio. L'atteggiamento dell'io superficiale, come dicevo, è sempre difensivo offensivo perché vive come una minaccia tutto ciò che mette in discussione la sua autoimmagine e come positivo tutto ciò che lo conferma e le dà fiducia. Credo che tutti l'abbiamo sperimentato, io lo sperimento anche abbastanza spesso, ahimè. Su questo tema, comunque, tornerò con l'analisi di un altro libro, a cui anche quello ho già fatto riferimento, che è il testo di Eckhart Tolle, Un nuovo mondo, che parla molto di questa cosa, affrontando il tema del corpo di dolore. Allora, nella seconda parte del capitolo, Monica Cabaye riprende lo stoicismo, che è uno degli esempi più perfetti di filosofia perenne. Gli stoici non parlano di Tao, ma parlano di Logos, ma i concetti sono sempre gli stessi. Va proprio a indagare nello stoicismo, nelle opere degli stoici, alcune indicazioni per cercare proprio di vivere serenamente, cioè di vivere in armonia con la natura, di vivere in armonia con il Logos, di vivere in armonia con l'essere. I consigli sono tanti, mi sembra che siano tipo 8. Cerco però di riassumerli. Allora, fondamentalmente il consiglio è quello di avere fiducia in noi stessi, perché in noi stessi vi è il tutto, vi è quella scintilla che intrama tutto. E quindi avere fiducia in noi stessi non è da confondersi con avere fiducia nel nostro ego, ma avere fiducia nella nostra intimità, nella voce profonda che noi sentiamo. Consiglio
conosci te stesso e conoscerai l'universo degli dèi. Se così non fosse, questa massima non avrebbe alcun senso, cioè nel senso non vorrebbe dire veramente poco, anzi non vorrebbe dire niente. Quindi avere fiducia in noi stessi, fare ciò che sentiamo davvero di dover fare, non confrontarci con gli altri, non farci condizionare dalla società e cercare anche dei momenti di intimità, dei momenti di silenzio, dei momenti di connessione con la natura ma anche con noi stessi, non programmare troppo, non fare troppi piani e soprattutto essere attivi e non reattivi, agire e non reagire e aggiungerei essere attivi e non passivi anche. Quindi cerco di affrontare i principali leggendo anche delle parti del testo. Allora, primo consiglio appunto avere fiducia in noi stessi. Ma qual è questo se stesso? Normalmente sì, spesso si sente dire no, insomma quel ragazzo, quella ragazza ha poca autostima, poca stima di sé e spesso si intende l'autostima, spesso ci sono anche dei percorsi per aumentare l'autostima, dei percorsi di crescita personale, anche di questo abbiamo parlato in alcuni video e riprendendo le parole di Maura Gancitano ho espresso la mia preferenza per il termine fioritura personale anziché crescita personale, perché crescita si ha proprio sempre l'idea di qualcosa che devi sempre migliorare e raggiungere un certo obiettivo, no? Anziché fiorire, essere esattamente quello che è. Quindi questo se stesso in cui ciascuno deve avere fiducia non corrisponde col nostro ego, col nostro io superficiale. Normalmente, cioè spesso per autostima, per stima di sé si intende possedere un'immagine positiva di sé, coltivare un'immagine positiva di sé, innalzare il nostro ego, innalzare il nostro io. Ecco, la filosofia della saggezza ci dice che il cammino è completamente diverso e consiste, leggo, nell'abbandonare l'identificazione con tutte le immagini di noi, siano esse positive o negative. Questo distacco è l'atto di fiducia per eccellenza nel nostro essere, poiché permette che le nostre idee cristallizzate in noi non disturbino la sua azione in modo tale che possa esprimersi la nostra vera immagine, l'idea sacra che ciascuno di noi rappresenta. Distaccarci dalle immagini che abbiamo di noi, dalle parole che ci identificano, eccetera, significa trascurarci. No, assolutamente no, non significa trascurarci, scrive Monica Caballé, ascoltare il nostro io profondo, consentire la sua azione in noi, rinunciando all'attaccamento a tutte le nostre autoimmagini, non presuppone di abbandonare la cura della nostra dimensione personale, ma di cedere al Tao questa cura. La sua voce ci farà sapere cosa fare e come fare. Ci spingerà a passare attraverso le esperienze che alimenteranno il nostro apprendimento e la nostra fioritura, lo sviluppo della nostra personalità. La nostra epoca non invita ad avanzare in questa direzione, lo sappiamo. Infatti, la nostra epoca è proprio quella dell'esaltazione della personalità, dell'esaltazione poi dell'autoimmagine, dell'esaltazione della forma, dell'esaltazione dell'esteriorità, ecco. Sembra nella nostra società che noi dobbiamo diventare qualcuno a tutti i costi, non va bene come siamo, dobbiamo essere diversi da come siamo. Questo non è saggezza, soprattutto questo non è vero, perché noi siamo già qualcuno e semmai dobbiamo togliere appunto i veli e arrivare al nocciolo di quello che noi siamo davvero, appunto diventare ciò che siamo, riprendendo Plotino, riprendendo Nietzsche. La saggezza ci insegna che la vera autostima non è comparativa, non dobbiamo fare confronti, non significa essere più di, uguale a, meno di, essere originali significa essere originari e per questo anche c'è la stessa appunto etimologia, la propria origine. E di conseguenza, questo è il secondo consiglio, ma va direttamente col primo, fare solo ciò che crediamo intimamente. Anche qui, cioè dobbiamo prendere con le pinze. Naturalmente non significa che se io non so, non ho voglia di mangiare, non mi sento di mangiare, non mangio mai, nel senso è ovvio che alcune cose dobbiamo farle perché dobbiamo farle, anche se anche lì sarebbe interessante andare a capire più che mangiare per forza, andare a capire anche perché io non ho voglia di mangiare, ho preso un esempio stupido. Però in generale dobbiamo fare quello che noi sentiamo profondamente, in cui noi crediamo davvero, non quello che ci dicono gli altri di fare. Dobbiamo cercare di ridurre i condizionamenti e nella nostra società i condizionamenti sono tantissimi.
talmente tanti che non ce ne rendiamo conto, nemmeno io che, cioè, pur ho una certa consapevolezza e ci lavoro da tanto, mi rendo conto di tanti condizionamenti. Alcune cose credo che siano mie decisioni, mi rendo poi conto che invece sono condizionamenti sociali, ma spesso succede anche con i ragazzi. Spesso i ragazzi credono di essere liberi nelle scelte che prendono, e invece la loro libertà è uguale a non essere consapevoli del condizionamento. Ma è normale, insomma, voglio dire, si cresce e poi si impara. Quindi, non, appunto, fare ciò in cui crediamo intimamente. È chiaro che a volte questo non è remunerativo, a volte questo non è la nostra integrità, non ci garantisce a volte quello che l'io superficiale chiama successo, riconoscimento, ma ci garantisce qualcosa di molto più grande, perché ci garantisce la nostra pienezza, la nostra autenticità, ci garantisce a lungo andare di essere veramente sereni, di riposare in noi stessi serenamente. Infatti Seneca scriveva: preoccupati innanzitutto di essere identico a te stesso, di essere quello che sei. Ok? C'è una pagina 136, Monica Cabaye, sempre su questo tema, riprende Nietzsche. E riprende il tema dell'oltreuomo, cioè secondo me è il tema dell'oltreuomo, ricordando che appunto l'oltreuomo, questo lo sto dicendo io, non lo sta dicendo Monica Cabaye, comunque l'oltreuomo. Questo uomo diverso, questo uomo che sa vivere in assenza di punti di riferimento assoluti, questo uomo che crea se stesso, transvaluta i valori, non è un superuomo, ma viene immaginato nella sua metafora massima come un bambino, come un fanciullo. Il fanciullo è come il saggio, perché il fanciullo è libero dai condizionamenti, è libero dal passato e proprio perché è libero permette agli altri di essere liberi. L'ego. Perché la presenza dei bambini non ci intimidisce? Perché con i bambini ci sentiamo così liberi interiormente come quando siamo soli in compagnia di animali o nella natura. La natura, afferma Nietzsche, non ha opinioni e nemmeno i bambini hanno opinioni su se stessi o sugli altri. Non si giudicano, non si misurano né calcolano la loro azione, non simulano e per questo sappiamo che non criticano, che non valutano la nostra azione. Che dietro al loro sorriso non si nasconde una silenziosa critica, che non si stanno paragonando a noi, che non ci invidiano, che non stanno pensando che non siamo come dovremmo essere. Il saggio, come il bambino, come la natura, non ha opinioni, è libero, senza pretendere di essere nulla in particolare, senza regole esterne in base alla quale giudicarsi o valutarsi, e permette agli altri di essere e di sentirsi liberi. I saggi, come i bambini, sono dove devono essere, al loro posto. Per questo sono gli unici che lasciano davvero gli altri liberi di stare dove devono stare, al loro posto. Quanto sono diversi dagli pseudo-virtuosi, quelli che, ma come sono generosi, si preoccupano costantemente per noi, si sentono responsabili della nostra felicità e credono di sapere meglio di noi quale sia il nostro dovere. Questo pezzo mi piace tantissimo. Non lo commento neanche perché, insomma, si commenta da solo. Altre indicazioni, non fare confronti, però l'abbiamo già detto. Emerson scrive: grande è colui che sa che ciò che deve, grande è colui che sa che ciò che deve fare è ciò che riguarda se stesso e non ciò che dice la gente. In altre parole, chi ha il suo unico punto di riferimento, appunto, nella sua voce interiore. Questo non significa che noi non dobbiamo mai prendere in considerazione voglio dire, i feedback che ci arrivano dagli altri, anche di questo abbiamo già parlato in altri video. Però, insomma, penso sia chiaro. Un'altra indicazione è quella di, io la sintetizzo così, non programmare troppo, che è un'indicazione che io devo veramente imparare di più a seguire. Essere quello che siamo non significa che noi sappiamo già ciò che siamo, cioè la nostra vita è comunque un continuo divenire noi stessi, è un continuo scoprire chi siamo. Quindi talvolta è anche inutile, se non addirittura deleterio, fare troppi programmi. Non avere un'idea chiara su noi stessi, non sapere a priori come dobbiamo essere o cosa dobbiamo fare, non è un inconveniente per la nostra autenticità, perché la nostra verità non è in nessun caso un'idea o un'immagine mentale, è la voce silenziosa del nostro proprio essere che ci parla sempre nel presente.
ci ispira su come agire, su come comportarci ora e non dopo. Cioè, il Tao è sempre presente. Non è nostro compito avere un'idea chiara di ciò che siamo o saremo, bensì essere coerenti con il nostro essere, con quella voce adesso. Vivere autenticamente non è programmare ciò che saremo, ma scoprire attimo dopo attimo ciò che siamo. E qui delle parole che mi piacciono molto. I nostri piani e progetti devono avere il marchio della provvisorietà e della flessibilità. Non devono fare tanto rumore da nascondere la voce che parla nell'oggi. La vita ci può sempre. Alcune cose che mi ripetevo, soprattutto quando non stavo bene, lascia dormire il futuro, stai nel presente e la vita può sempre sorprenderti, nel bene e nel male. E qui ci possiamo collegare che cosa sono il bene e il male, alla storiella fortuna-sfortuna che abbiamo già letto in alcuni video passati. Quindi, l'aspetto interessante dei nostri progetti non sarà nei loro obiettivi, bensì nel processo, poiché è quello che ci mantiene in contatto con il presente. È attraverso di esso che esprimiamo e diventiamo ciò che siamo e che sempre ignoriamo a priori. In questo modo tutta la nostra azione sarà gioco, il gioco del fanciullo, il gioco niceano, il gioco nel senso profondo del termine, il gioco filosofico. La caratteristica propria del gioco è che nel mezzo c'è già il fine. Ciò che ci attrae del gioco non sono i suoi possibili risultati, ma il processo del gioco come tale. Poi c'è un altro consiglio che è quello di essere attivi e non reattivi e per capire meglio questa cosa, dice Emerson, basta farsi una domanda, una semplice domanda che può riportarci sull'attivo anziché sul reattivo. Questa cosa che sto facendo, la sto facendo per qualcun altro? La sto facendo per dimostrare a qualcun altro o per dimostrare a me stesso qualcosa? Deriva da me, dalla mia fonte primigenia, dalla mia scintilla divina o di vita? Oppure è un condizionamento esterno, oppure deriva da qualcun altro. Lo faccio per cosa? E non è che poi non si debba fare in assoluto, magari qualcosa per dimostrare a se stessi di essere capaci di, però bisogna essere consapevoli. Secondo me il punto sta nella consapevolezza. La mia vita non è un'apologia, ma una vita. Esiste per se stessa e non come spettacolo. Questo è molto interessante nella società dello spettacolo. Poi ci sarebbe qualcosa da dire anche sull'essere attivi e non passivi, sul prendere ciò che viene in modo attivo e non passivo, perché quel cambio di prospettiva cambia completamente la nostra vita. Ma sono sicura che insomma, torneremo più avanti. E poi c'è un ultimo consiglio che è quello del silenzio, cioè di ricordare a volte proprio di cercare dei momenti di silenzio. Per esempio, a me piace prendere qualche momento di silenzio al mattino, magari svegliandomi un attimo prima. Perché poi quando la giornata inizia è davvero difficile quando hai tante cose, la famiglia, il lavoro, eccetera, gli impegni, è veramente difficile trovare il silenzio nella routine quotidiana, però anche perché spesso noi rifuggiamo dal silenzio, l'io superficiale non vuole stare nel silenzio perché appunto, come abbiamo già detto, ha bisogno di attaccarsi continuamente a qualcosa per esistere, mentre la nostra connessione col tutto noi la percepiamo davvero nel silenzio. L'essere umano deve imparare ad avere un deserto interiore dovunque con chiunque si trova. Questo è Maestro Eckhart, oppure il più celebre, cioè il più celebre nel senso, l'abbiamo già citato, Nietzsche: il deserto sta crescendo, fortunato chi costruisce, fortunato chi custodisce deserti dentro di sé. C'è un ultimo paragrafo sugli ostacoli sociali a questo tipo di lavoro, quindi l'ostacolo individuale è proprio quello dell'identificazione. L'ostacolo sociale si trova un po' dappertutto. Lei prende, per esempio, fa solamente due esempi riguardo l'educazione religiosa e l'educazione scolastica, o comunque l'educazione al pensiero. Cioè, la religione veramente intesa, autenticamente intesa, non è assolutamente un ostacolo a questo tipo di percorso, anzi, e tantomeno la scuola. Però a volte noi assistiamo a caricature della religione o della scuola. È chiaro che se per religione intendiamo non ascoltare noi stessi, ma uniformarci a determinate regole, a determinati dettami, a determinate leggi morali, è chiaro che stiamo andando in controsenso rispetto a quello che dicevamo prima. E allo stesso modo nel campo dell'istruzione, spesso purtroppo succede che a essere premiato a scuola, ottenere riconoscimento, è l'allievo che ripete meglio, è l'allievo più compilativo. Questo tra l'altro non significa che questi allievi debbano essere puniti, perché appunto magari stanno anche trovando se stessi, essere diligenti è già mettersi sulla strada, no? È già essere,
voglio dire, disciplinati, però è chiaro che cioè, l'insegnante non deve fare questo, non deve premiare questo, o meglio, deve favorire un altro tipo di percorso. Quindi, per concludere, torniamo al punto. La saggezza ci insegna che il nostro principale dovere è conoscere noi stessi, che il nostro principale dovere è, una volta che abbiamo conosciuto noi stessi, anche se è un lavoro infinito, essere fedeli a noi stessi, che non esiste un valore superiore a questo. La voce del Tao, conclude così il capitolo, è la voce della realtà. Il filosofo, l'amante della saggezza, ci dice Eraclito, è colui che opera in accordo con Logos, ascoltandolo, prendendone consapevolezza. Una filosofia che non si alimenta di questo ascolto non è amore per la saggezza, non è amore per la realtà. È soltanto un esercizio mentale, più o meno brillante, dell'io superficiale. Alla prossima!